Buon pomeriggio e ben ritrovati con il primo appuntamento di questa stagione 2022-2023 con Studio Stadio. Un abbraccio a tutti voi che ci avete seguito negli anni passati. Quest'anno si ritorna, stiamo iniziando con un leggero ritardo rispetto al consueto, ma abbiate fede che anche quest'anno cercheremo di proporre cose interessanti come nelle passate stagioni. Buon pomeriggio anche a Mattia De Silvestro. Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti. E un buon pomeriggio, grazie per essere con noi, a Stefano De Luca, primo ospite di questa stagione. Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti. Allora, come sempre il format è il consueto, analizzeremo a grandi linee quanto sta succedendo nel corso della stagione e naturalmente poi faremo dei focus in ogni puntata con l'ospite di turno. Con Stefan, per fare il giusto un po' una scaletta della trasmissione, con Stefan ripercorreremo quella che è stata la sua esperienza svizzera degli ultimi anni e quella naturalmente della scorsa stagione durante la quale ha preso parte alla Ice Hockey League nelle file della Valpusteria a Brunico. Ma prima però, questa sarà nella seconda parte della trasmissione, prima però non possiamo esimerci, Stefan, dall'analizzare quella che è stata l'ultima partita allo Scola di Alba di Canazei contro il Cortina, capo classifica, derby ladino e naturalmente una partita che adesso sentiremo anche attraverso le tue impressioni che ha dato parecchie soddisfazioni alla Fassa Falcons. E poi direi in ultima analisi anche di spendere due parole per quel che concerne l'imminente trasferta in terra slovena contro lo Jesenice, altra avversaria rognosa, difficile da affrontare, ma di tutto questo ne parleremo tra qualche istante. E andiamo allora a sentire quanto è successo, Mattia, con le parole anche di Stefano, le impressioni di uno dei protagonisti, vittoria della Fassa per 2-1, pronostico che certamente non era dalle parti, non aleggiava diciamo sopra lo stadio dello Scola, ma che poi alla fine nel corso della partita abbiamo visto che le cose sono andate molto bene. Vogliamo fare un focus direttamente con te, che sei stato uno dei grandi protagonisti della vittoria per 2-1 dei Falcons sul Cortina. Certamente. Allora, siamo partiti bene il primo tempo. Loro come squadra giocano benissimo, il sistema lo giocano bene, quindi non ci lasciavano tanti spazi. Siamo stati bravi soprattutto sulle ripartenze, secondo me, il primo tempo. Abbiamo creato 3-4 buone occasioni in cui forse potevamo fare un gol e ci siamo difesi bene perché loro in attacco fanno girare il disco, hanno la qualità, ci siamo difesi bene. In secondo tempo siamo entrati, volevamo fare come il primo, purtroppo le penalità ci hanno costretto a giocare. Vi hanno condizionati parecchio le penalità, sì. È un po' una costante questa stagione, no? Troppe penalità, un Fassa che incredibilmente, se andiamo a vedere le statistiche, è all'ultimo posto, nel senso che se gira la classifica è al primo posto per le penalità. Squadra più penalizzata, non siamo abituati a questa situazione. Sì, certamente queste penalità dobbiamo assolutamente eliminarle, perché se no, andando avanti così, ci costano sempre ogni partita un gol, due, così, e fa ira, ecco. Sì, esatto. Matt, vuoi aggiungere qualcosa in questa analisi della partita? No, appunto, è stata una partita sicuramente difficile dal punto di vista anche fisico, perché comunque ritmi elevati, soprattutto da parte loro, appunto anche soprattutto grazie ai power play che hanno avuto, insomma, siamo stati bravi, o meglio, sono stati bravi a difendere bene, a contenere gli attacchi. Bisogna dire che non gli abbiamo lasciato tante occasioni nitide, pericolose. E diciamo quelle che abbiamo anche lasciato, per fortuna Adam si è fatto trovare pronto e ha tirato fuori una prestazione, insomma, di cui
ci ha abituato, sì, di cui anche ci ha abituato in queste due stagioni, stagione, la scorsa stagione, insomma. E quindi siamo stati, abbiamo fatto una, cioè si sapeva già prima della partita che sarebbe stata una partita da giocare in difesa, no? Cioè, soprattutto perché, insomma, si sapeva, lo imponeva il pronostico, esatto, della classifica. E sì, siamo stati bravi per come l'abbiamo impostata, ecco, loro forse dal loro lato sono stati un po' meno bravi a impostarla, perché secondo me avrebbero potuto sicuramente raccogliere di più e fare meglio di quanto hanno fatto, e però insomma meglio per noi, e siamo stati bravi noi. Stefan, io ho detto in cronaca diretta durante la partita, 1-1 al termine dei tempi regolamentari, tutto è successo nell'arco di 40 secondi, le due marcature, vantaggio Fassano e pareggio immediato della Cortina, ma prima e dopo il nulla. Cioè, è stata una partita tatticamente incredibile. Il Cortina, che sicuramente ha attaccato, ha avuto una predominanza territoriale anche piuttosto netta nei confronti del, sì, Fassa, complici, come abbiamo detto, anche le tante penalità inflitte ai Falcons. Però anche una partita strana nel complesso, perché anche le due marcature nei tempi regolamentari in 40 secondi, vantaggio 1-0 Fassa e 40 secondi più tardi subito il pareggio. È stata strana dall'inizio alla fine. Sì, credo che comunque Cortina, allenato da Giorgio De Bettin, si sa che tatticamente giocano bene, perché riesce a farli giocare bene, quindi era anche difficile, perché se hai un 2-1 contro il Cortina, prima cosa hai 4 che patinano per tornare come dei matti, e poi ne hai 1-2 a partita, raramente. Invece i gol così ravvicinati non me lo so spiegare, certo sarebbe stato meglio tenere il vantaggio per ancora un paio di minuti, magari fino alla fine, però anche lì è stata di De Zanan una deviazione, sì, tutta la partita che spingono, creano anche belle occasioni e poi non finiscono l'ultimo passaggio. Dopo il nostro gol, una deviazione un po' anche, sì, fortunosa, magari entra, quindi partita strana, sì. Parità al termine dei 60 minuti anche dal punto di vista delle occasioni d'oro, un palo per noi con Kustacher, palo pieno, e un palo per il Cortina, se non vado errato, con Cuglietta. Possibile? Può essere. Se non ricordo male, se la memoria non, sì, mi tradisce. E poi l'overtime, anche in quella circostanza, il pallino del gioco sulle stecche cortinesi, rapido contropiede e gol di Diego Iori. È il diavolo che ci mette la firma. Sì, anche lì dopo d'autore. Un incrocio pieno preso da loro. Sì, un incrocio pieno preso dal Cortina. Cioè, è stato un insieme di cose che doveva andare così, insomma. Sì, penso che anche l'overtime, appunto questa ultima azione, ha rappresentato un po' la partita. Loro hanno fatto il gioco, un po' sfortunati, noi bravi a ripartire e a metterlo dentro quando è stata ora. Complessivamente l'organico dei Falcons ha giocato in maniera impeccabile, sapeva di dover affrontare il capoclassifica, sapeva di essere spesso e volentieri pressato, ci hanno messo del loro anche le penalità, però io mi sono anche annotato, andando sul sito ufficiale dell'Ops Hockey League, i tiri. Fassa Cortina, compreso l'overtime, 27 tiri in porta per voi, per i Falcons, contro i 57 del Cortina. Adam Voi ha parato 56 tiri su 57, percentuale 98.2%. Con un portiere così, queste partite qui le vinci. Quando prendi 57 tiri e lasci entrare un gol, e tra l'altro non lasci quei rimbalzi lì davanti porta perché non li ha lasciati,
Poi sta agli attaccanti vincerla quando si ha l'occasione, ma se sai di avere un portiere così dietro è anche facile poi. Lui nello spogliatoio ieri sera sapeva quanto era importante la sua presenza tra i pali nella partita contro il Cortina. Cioè, avete visto che si è preparato mentalmente nella maniera adeguata? Ma sì, certamente. Poi era anche stato malato settimana scorsa, quindi credo che aveva tanta voglia di tornare e fare una bella partita, sicuro. Fondamentale anche le penalità, 7 penalità contro il Fassa, 2 soltanto a favore del Cortina, a sfavore, chiedo scusa, a sfavore del Cortina, però fondamentali anche quello, 0 su 7 le realizzazioni sulle superiorità numeriche per il Cortina, 50% di realizzazioni invece per i Falcons, 1 su 2, perché la prima superiorità numerica subito il gol del vantaggio, la seconda non ha avuto lo stesso effetto, però 50% di realizzazione sulle superiorità. Sì, infatti noi giocatori in panchina stavamo solo aspettando che chiamasse un fallo al Cortina perché volevamo anche noi giocare un po' in attacco e andare insomma a tirare in porta. Divertente giocare in attacco, no? Invece in PK un po' meno. E quindi è arrivata l'occasione, siamo stati bravi. E ho fatto, terminata la partita, ho effettuato l'intervista di rito anche per la federazione a Patrick Parmesani e gli ho fatto la stessa domanda che pongo adesso anche a te. Che cosa vi siete detti all'inizio, prima della partita, nello spogliatoio e al termine della partita? C'è qualche frase, qualche aneddoto che ci puoi raccontare? Ma credo che all'inizio le solite cose, entri, dai tutto e comunque noi pensavamo di poterla vincere questa partita, non siamo entrati per dire ne prendiamo il meno possibile, sapevamo che potevamo metterli in difficoltà perché già al torneo ladino abbiamo mostrato di essere la bestia nera intanto del Cortina e quindi siamo entrati un po' con questa mentalità di continuare a essere la bestia nera e dopo la partita penso che sia stata la vittoria più bella, quindi è stato anche lo Avete spogliatoio, festeggiato nello eh spogliatoio. sì. Non ho dubbi, non abbiamo dubbi, no? Mattia. Giustamente. Terminiamo questa analisi prima di entrare nel dettaglio, andando a conoscere meglio Stefano De Luca. E bisogna dire che, tra il resto, contro il Cortina, Fassa letteralmente incerottato, 2 assenze per influenza con Andrea Ploner e Andrei Fiegel, entrambi influenzati, tuo fratello con un problema inguinale del quale ancora non si conosce bene l'entità dell'infortunio, quindi assenza di Alfeo e assenza il quarto giocatore anche se non Aslunga. ricordo, Martin Kastlunger, esatto, Martin Kastlunger, frattura, si tratta di una frattura a un dito della mano, ecco, quindi incerottati si è riusciti a effettuare, a produrre una bella partita. Mossa la classifica, quota 10 punti. Il Cortina, nonostante la sconfitta, ha guadagnato comunque un punto che gli consente per il momento di essere in testa alla classifica, anche se lo Jesenice ha più partite da recuperare, rimane il fatto che è stata una bella vittoria. Incombe, per concludere l'analisi, incombe la trasferta proprio di questa sera contro lo Jesenice in terra slovena, altro test di fuoco, un test match importantissimo. Eh sì, un'altra squadra che comunque tende a soffocarti con la loro intensità, la loro pressione. Sicuramente la qualità dello Jesenice non si può discutere. E quindi noi andiamo lì a difenderci, a restare compatti sia in zona difensiva sia in zona neutra. E sappiamo che se c'è un contropiede non ne avremo tanti e quelli che abbiamo cercheremo di metterli dentro sicuramente. Penso che la mentalità è quella giusta,
e la consapevolezza pure sì, di poter fare qualcosa di buono. Certo, e quindi noi ci proviamo e vediamo come va. Mattia, tu che conosci bene le statistiche, sei un profondo conoscitore e amante di queste cose, nella classifica dei cannonieri andiamo ad affrontare lo Jesenice, che ha due giocatori ai primi due posti della classifica, assieme, sono tre in realtà, al comando dei marcatori, con 10 reti, c'è cioè McGowan del Gardena, e Jesoviec e Pans dello Jesenice, quindi due giocatori dello Jesenice che hanno realizzato 20 gol in totale. Cliente scomodo. Eh beh sì, insomma, lo sappiamo anche comunque dalle, non solo questa stagione qui, anche dalle stagioni scorse, che anche e soprattutto a livello di attacco lo Jesenice è insomma una bella gatta da pelare, insomma, sono forti, sono tecnicamente molto forti, appunto, e sarà difficile, insomma, appunto, l'approccio sarà più o meno quello, lo stesso che quello di giovedì contro il Cortina, insomma, cercare di difendere bene per cercare di fermare, insomma, gli attacchi pericolosi dello Jesenice. E siamo, allora, abbiamo chiuso questa parentesi iniziale andando ad analizzare quello che è il momento della fassa in campionato, e veniamo al nostro ospite di giornata, Stefan De Luca. Anche in questo caso mi sono preso degli appunti per non sbagliare. Dal 2015, Stefan, dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili del Fassa, nel 2015 decidi, giovanissimo, decidi di trasferirti all'estero e di provare l'esperienza in Svizzera, nel BLBN, e l'hai fatto per ben 5 anni, dal 2015 al 2020. Ci vuoi raccontare un po' questa tua esperienza, per la prima volta nella tua vita andare via di casa, andare in Svizzera e provare a fare qualcosa di più? Sì, allora, partiamo dagli inizi. Penso che era aprile del 2015 che ho avuto la fortuna che Mike McNamara, allenatore del BL, tuo grande chiamato. Estimatore, lo so per certo perché mi è stato detto. Bene, mi ha chiamato e mi ha chiesto, insomma, io ero già stato a Zugo a fare un tryout, poi potevo andare a Zugo ma non c'era la combinazione tra hockey e scuola, quindi abbiamo deciso di non andare a Zugo con i miei genitori. L'allenatore dello Zug ha chiamato Mike McNamara, che poi ha chiamato me, quindi sono andato lì altri due giorni, due o tre mi sa, proprio una cosa veloce, per fare un tryout, vedere la scuola, insomma, accordarsi su casa, famiglia, appartamento, queste cose qui. E poi niente, a agosto sono partito. E avevi quanti anni allora? 15 perché 15. Sei del 2000. Sì, 15. E è stata dura all'inizio, è stata dura soprattutto, ma neanche tanto per la lingua, ma proprio per le differenze, nel senso che abituato a vivere a Pozza, così lì una città, insomma, più o meno grande come Bolzano, andavo a scuola a Berna, quindi ancora più grande, e mi sembrava tutto così strano, quindi all'inizio è stata un po' dura. Per fortuna che c'era l'hockey, che non, ogni giorno, nonostante fosse un po' dura, sta lontano da casa, così non vedevo l'ora di andare all'allenamento. E poi è andata sempre meglio, ecco, e sono contento di come è andata. Esperienza bella, tu hai fatto tutta la trafila, hai iniziato nell'under 15? No, l'under 17, ah, iniziato, ero l'under 17. Il più giovane dell'under 17, cioè l'annata più giovane dell'under 17. Guardando, se non ricordo male, le statistiche, anche con ottimi risultati già dal primo anno. Ma sì, appunto, c'era come allenatore Mike, che penso sia, cioè, lui che mi ha voluto, è da subito stato una persona che stimavo, e penso che sia stato reciproco, quindi
mi adoperava in tutte le situazioni e ho avuto dei bei risultati tutti e due gli anni di Under 17. Poi dopo il primo anno di Under 20 ho avuto un infortunio alla testa che mi ha un po' condizionato. E vabbè, il secondo anno di Under 20 è di nuovo andata bene, il terzo anche. E in tutto ciò la scuola in Svizzera è andata un po' meno bene perché ho fatto i due anni di scuola tipo ragioneria. Poi avevo un periodo di stage di un mese e mezzo, però non riuscivo, tra allenamenti e tutto, non riuscivo a fare tutte le ore che servivano. Coincidere poi è stata difficile. Sì, e quindi l'ho lasciata perdere la scuola, ho fatto liceo a distanza in Italia, anche per avere la maturità, e così è andata, insomma. Comunque bravo lo stesso. Si riponevano grandi aspettative, mi diceva un amico e collega, ma soprattutto amico, Stefano Sala, giornalista che segue, un profondo conoscitore del mondo hockeyistico svizzero. Ogni tanto mi chiamava e mi diceva: guarda Giorgio, che su Stefan De Luca ci sono delle aspettative enormi, perché tecnicamente è superiore a oltre i tre quarti dei suoi coetanei. Sì, anche perché mi ricordo che, se non mi sbaglio, era il secondo anno di Under 17, ho firmato il contratto a Biel per 4 anni, che quindi includeva i 3 anni di Under 20, anche il primo da professionista. E poi ho avuto questa infortunio alla testa che secondo me mi ha un po' condizionato anche nello stile di gioco. Prima ero uno magari un po' più grezzo, però con tanta cattiveria. Eri più irruente. Sì. Poi dopo, secondo me, dopo questo infortunio, sono diventato più tecnico da una parte, ma magari ho perso quella irruenza che loro si aspettavano da me, ecco, penso. Cauto, insomma. Esatto. Beh, poi, se non sbaglio, nel periodo di Biel hai fatto anche il tuo, diciamo, esordio nel hockey professionistico. Difatti, in Champions Hockey League. Hai fatto bene a ricordarlo. In Champions Hockey League, giusto? Eh sì. C'è stato, allora, il primo anno di Under 20, Mike McNamara era diventato capo allenatore della prima squadra del Biel, e ho avuto la fortuna di fare le amichevoli in estate con il Biel. E invece il mio secondo anno di Under 20, ricordo ancora che c'erano i quarti di finale a Biel contro l'Augsburg, e avevo fatto allenamento la mattina normalmente con la mia Under 20 e poi stavo riposando a casa. È arrivata la chiamata dell'allenatore, che era finlandese, e ha chiesto se venivo a giocare il pomeriggio, e è stata una figata. Esordio in Champions. Perché diciamo che anche a livello di tifo e di stadio, insomma, non dico che ti gasa. Cioè, alla fine lì in Svizzera è un po' come se un ragazzo andasse a esordire nella Serie A di calcio qui, perché insomma è parecchio sentito, quindi insomma anche la pressione immagino sia stata abbastanza alta. Sì, ma poi mi ricordo che già il tifo svizzero comunque è meraviglioso, diciamo. Però quella partita lì, già alle 5, che ora che più o meno sono andato allo stadio, la curva, quella del Biel, era ancora mezza vuota, c'era qualche persona. Quella dell'Augsburg era piena, già cantavano, ancora più pazzesco. Quindi alla fine la partita è stata una cosa che ricorderò per sempre, perché certo, tra il tifo svizzero che poi ovviamente si è acceso, e questi qui dell'Augsburg che erano in trasferta e facevano sto casino qua, te la ricordi? È un'esperienza bellissima che ti rimarrà impressa per sempre. Sì. E poi nella stagione 2020-2021 vieni ceduto in prestito al Ticino Rockets nella Serie B svizzera. Tra resto realizzi 4 gol e 3 assist. E che ricordi hai di questa tua esperienza
in una categoria comunque importante come la Serie B svizzera. Ma io ho questo ricordo che è stata una delle stagioni dove, diciamo, sia come squadra abbiamo vinto di meno, ma una delle stagioni in cui mi sono divertito di più, e penso che gran parte del merito vada all'allenatore, che da subito è arrivato, era nuovo, era il primo anno anche per lui in Svizzera, era stato un giocatore in Svizzera, è arrivato e ci ha fatto lavorare come dei matti, sapeva che non andavamo a giocare contro ogni squadra e facevamo 50 tiri in porta, sapeva che ne facevamo 20, che dovevamo soffrire, lottare, e ci ha fatto capire da subito come andavano le cose. È stata una bella stagione, penso che ho imparato tanto, anche perché all'inizio stagione facevo sì e no 3-4 cambi a partita, quindi pochissimo. E poi quando era dicembre-gennaio giocavo in power play, nel primo power play 14-15 minuti a partita. Quindi ti sei guadagnato piano piano la fiducia, sì. Con le tue prestazioni. Sì, e poi appunto mi sono proprio reso conto della crescita, insomma, ecco. Anche perché è stato il tuo primo anno, diciamo, nell'hockey professionistico, no? Quindi... Sì, è un bel salto. E lì, al termine di quella stagione, termina quella che è stata la tua esperienza di 6 anni in terra svizzera e decidi di ritornare in Italia. E vai in un palcoscenico importante, perché vai a Brunico, e si tratta della stagione 2021-2022, vai a Brunico, giochi nel Val Busteria e fai il tuo esordio anche nella Ice Hockey League, quindi un campionato molto importante nel quale realizzi un gol ed effettui 5 assist. Questo tuo ritorno in Italia che effetto ti ha fatto e che esperienza ti ha dato quell'anno trascorso che poi tra il resto lo scorso anno trascorso nel Val Busteria? Ma devo dire che ero molto contento di essere più vicino a casa. Primo impatto, appena firmato, ero molto contento di essere vicino a casa. Poi partito per Brunico, lì non mi aspettavo di trovare, insomma, mi aspettavo di essere comunque in Alto Adige, una lingua diversa, di essere magari un po' escluso, e invece devo dire che sia i compagni sia la società così mi hanno trattato benissimo. Anche perché c'è professionismo sia a livello societario e non solo tecnico, quindi è un dato di fatto che non ci sono queste esclusioni, lì è proprio professionismo puro. Sì, quello certamente. E poi una volta partita la stagione, anche lì comunque penso che la differenza dalla Ice alla Serie B svizzera ci sia, nel senso che il gioco è diverso in Ice. Comunque, ecco, ci puoi dire la sostanziale differenza tra una Serie B svizzera, che è comunque sempre a ottimi livelli, e una Ice Hockey League? Ma secondo me la differenza principale che ho notato io è che in Svizzera, in tutto il campionato, avrò ricevuto, non lo so, 50 cariche in 50 partite, per dire. In Ice, 4 volte di più. Quindi, poi magari velocità così di pattinaggio, magari in Serie B Svizzera un po' di più, però come gioco, come tattica, gioco fisico... di più in Ice, secondo me. Tecnicamente come valuti i due campionati? Ma tecnicamente secondo me siamo lì, perché appunto, non lo so, vedevo anche quando la squadra di Sebi, sì, giocava magari, che ricordiamo, Sebastiano Solacrepa, esatto, tuttora gioca in Svizzera nella Serie B con il Thurgau. Esatto, appunto vedevo quando loro magari giocavano contro squadre di Ice in pre-season, così più o meno erano lì, quindi anche secondo me a livello tecnico ci siamo. Sì, ecco. Diciamo, nella Ice ci sono, mi pare ci siano più stranieri rispetto alla Serie B svizzera, però insomma sappiamo che il livello tecnico
dei giocatori svizzeri rispetto insomma a quello italiano è più alto, quindi in questa penso si vadano a compensarsi, ecco, in questo frangente qui. Certo. E termini lo scorso anno la stagione nella Valpusteria e quest'anno sei ritornato, diciamo tra virgolette, e soprattutto anche per noi tifosi, finalmente alla casa madre. E qui si chiude il cerchio. Sei tornato alla casa madre per disputare la Alps Hockey League nelle file del tuo Fassa, dei tuoi Falcons, e attualmente in questo momento tra l'altro sei il miglior realizzatore della squadra con 5 reti. Ti sei portato dietro un po' di esperienza dagli anni passati. E questa chiusura del cerchio, Stefan, come la valuti? Sei soddisfatto? Ti stai rendendo conto che è una realtà per la quale tu vuoi dimostrare e dare? Ci puoi raccontare un po' questo tuo ritorno alle origini? Ma sì, certo, penso che a Prunico, a fine stagione, mi sono reso conto che sì, ho imparato tanto, però dall'altra parte che devo ancora imparare tantissimo e che il anche miglior sei giovane ancora. Esatto, e che il miglior modo per farlo appunto è di giocare tanto, di essere protagonista, e quindi a Brunico penso che ci sia troppa gente con più competenze di me che appunto che gioca tanto ed è protagonista, e quindi ero contentissimo di firmare qua perché sapevo che comunque che potevo essere protagonista, potevo imparare, potevo migliorarmi come giocatore per poi migliorare sempre di più partita per partita. E credo che a parte le reti, che comunque sì fa contento, però certo, è una certo, cosa certo. marginale, penso che appunto da inizio campionato ad adesso, ma come tutta la squadra, perché alla fine tutti sono responsabili e tutti ricevono il tempo sul ghiaccio, e quindi stiamo crescendo tutti e partita per partita. Mi permetto di entrare per solo un attimo nel personale. Alfeo, tuo fratello, ti chiede ogni tanto qualche consiglio, vi confrontate non solo durante le partite ma anche quando siete a casa? Ma sì, qualche consiglio sì, ma come lo chiedo io a lui. L'altro giorno facevamo gli ingaggi perché io non sono adesso sto giocando come centro, però non sono un centro naturale. Ho sempre giocato ala ultimamente, e quindi facevamo gli ingaggi e non ne ho vinto uno. Contro di lui li ha vinti tutti lui. E lui rideva. E poi però la partita dopo io non so, avevo una percentuale abbastanza alta e lui molto bassa, quindi nessuno di noi capiva com'era sta storia. E niente, poi dopo all'inizio campionato giocavamo anche assieme, quindi sì. Quindi ogni tanto era anche bel passaggio, bella giocata, così ogni tanto dammi il disco, sveglia, però no, bello anche quello. Matt, hai qualche curiosità da soddisfare con Stefan? Volevo giusto fargli una domanda, diciamo, un po' simpatica, adesso che appunto c'è lui e Alfeo, e poi insomma sappiamo che anche il papà è nella dirigenza, volevo chiedergli se mamma Michela è stufa di sentire parlare di Fassa e di hockey a casa. Era la stessa domanda che volevo fare anch'io. La stessa, mamma Michela che ma contenta per riaverti a casa probabilmente, non lo so, immagino, però con tre uomini in casa che disputano di hockey. Ma sai che secondo me è il contrario invece, perché... Hai capito? Perché quando... Parliamo sì comunque tanto di hockey, ma quando va male nessuno, né io né mio fratello, diciamo una parola dell'hockey, mio papà neanche, però mia mamma è lì che fa un po' la menta al coach, prova a spronare quello e quell'altro, e allora lì è importante, dice, non tutte le mamme sono così, però inizia lei a parlare di hockey quando non vorremmo. Non vorresti, no, esatto. Diciamo che deve fare
il lavoro sporco, diciamo. Cercare di tirarvi su. Sì. Qualcos'altro, Matt, prima di congedare il nostro ospite? Ma insomma... Che cosa, allora, a conclusione di questa nostra bella chiacchierata con Stefan De Luca, vorrei chiederti, Stefan, che cosa vedi nel tuo, non dico a lungo termine, ma nel tuo immediato futuro, di essere, vado, mi spiego meglio, di essere un protagonista con il tuo Fassa, o hai ancora qualche, come dire, qualche ambizione a livelli superiori? Ma io... E molti si chiedono questo di Stefan De Luca. Ma io vedo comunque qualche ambizione ancora ce l'ho, però ho questa cosa di sentirmi protagonista e aiutare il Fassa, come so che il Fassa allo stesso tempo aiuta me, certo, a magari togliermi quelle ambizioni, quindi penso sia una cosa reciproca. So che quando vado sul campo do il massimo per il Fassa, e poi se magari l'ambizione, per esempio, di tornare in Svizzera riesco ancora a soddisfarmela, ci provo, sarà anche grazie al Fassa. Beh, anche perché insomma penso che quando c'è un giocatore, se vuole continuare a giocare, non deve mai sentirsi arrivato, se no insomma, ok, essere magari realisti così sopra una certa età, però un giocatore così giovane non deve sentirsi arrivato, se no penso sia la fine, esatto, quindi esatto. È giusto così, insomma, che, certo, abbia anche ancora ambizioni. Invece mi è venuto in mente adesso, volevo chiedergli, visto che comunque è un giocatore ancora giovane, è ancora nel giro anche della nazionale, volevo chiedergli cosa ne pensa di questo nuovo importante ingaggio da parte della federazione italiana, che è quello del diciamo dell'acquisto del coach Iron Mike Kinnan, esatto, e comunque anche dell'assistant coach, che non dico che è sullo stesso livello, ma siamo lì comunque. Un ingaggio davvero di prestigio, no, per la nazionale italiana. Parliamo, se non vado errato, un titolo, una Stanley Cup e un titolo che c'è in Russia per Iron Mike, e invece due, mi sembra, due titoli che c'è per l'assistant coach, quindi parliamo di un certo, uno staff tecnico di un certo calibro, quindi insomma... Tutto in proiezione delle Olimpiadi, esatto, del 2026, no? Quindi allestire una squadra di casa, perché saranno ospitate proprio dall'Italia le prossime Olimpiadi invernali, e quindi cercare di allestire una formazione importante, quella italiana, che soprattutto promuova questo sport che è sempre di nicchia, ma che cerchiamo di spingere il più possibile. Effettivamente, come hai detto tu giustamente, Stefan potrebbe essere uno dei punti di riferimento, perché sì, mancano ancora, anche perché comunque a livello attuale ci sono parecchi giocatori forti italiani in squadra, però comunque fra nel 2026 inizieranno anche avere una certa età, sì, e i giocatori come Stefan della sua età avranno, cioè, 26 nel anni. Nel giusto momento della maturazione, a 26 anni. Sei, quindi, insomma... Sicuramente è una delle ambizioni. Certo. Avete anche voi, non dico tra giocatori, ma non so, nei vostri rapporti, coloro i quali come te siete nel giro della nazionale, avete già magari avuto dei contatti, avete già parlato, ci sono dei programmi che vi stanno esponendo i vertici federali? Contatti concreti ancora no, però sappiamo che adesso tra 2-3 settimane, sì, comunque sì, dal 7 al 13 ci sarà un raduno, il primo collegiale importante, esatto, e poi un torneo in Ungheria, sì. E che appunto ci sarà Mike, un allenatore, e lì vi andrete a conoscere tutti. Sì, comunque sarà sicuramente un piacere, perché quando uno ne sa così tanto e ha fatto
le robe che ha fatto c'è solo da imparare. Ah, no? Certo, certo. Ci si augura che riesca a fare anche con la nazionale italiana Mike Keenan quello che ha fatto in NHL e in KHL. Vabbè, sicuramente non avrà un compito facile, insomma, sì. Conosciamo. Anche perché il materiale umano è un po' diverso, diciamo, chiaro. Senza sì. Nulla togliere alla bontà del gioco, dei giocatori italiani, però è chiaro che insomma, bisogna essere, è un mondo completamente diverso. Bisogna essere realisti, penso che sì. Lo sia sicuramente anche lui, se non avrebbe accettato, chiaro. Non conoscendo l'ambiente, non avrebbe accettato il lavoro, quindi penso che se ha accettato un lavoro così sia determinato a riuscire a far bene, insomma, quindi certo. Ce lo auguriamo. Siamo alla conclusione, direi che è stata una bella chiacchierata con Stefan De Luca, grazie anche al mio fido compagno di avventura Mattia De Silvestro. Velocemente, in chiusura, pronostico per Jesenice. Come la vedi? Dai, freddo. Secondo me la portiamo un'altra volta ai supplementari. Ah però. Se siamo bravi, poi non lo so, non dico altro. E situazione assenti, sarà la stessa situazione che c'è stata con il Cortina o qualche rientro è previsto? Non so ancora se gli ammalati riescono a essere in condizione. Figl e Ploner, mio fratello e Cast, penso che sarà ancora troppo presto. Anzi, sono troppo presto, sia per Martin che per Alfredo. Sì. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Naturalmente, vi diamo appuntamento alla prossima settimana ancora con un altro ospite. Anche perché quest'anno, oltre a Stefan, sono rientrati alla casa madre anche altri giocatori. Sto parlando di Patrick Parmesani, di Gioele Rosa che più o meno ha fatto il tuo stesso percorso, sempre in Svizzera, e quindi anche con Gioele più avanti andremo a sentire quella che è stata la sua esperienza. Sentiremo anche con Patrick Parmesani, che invece lui è andato oltre Alpe. Quanti giocatori abbiamo esportato, ragazzi, parliamoci chiaro, il Fassa ne ha esportati una montagna, a conferma della bontà della scuola fassana e del vivaio fassano che ha prodotto negli anni sempre grandi giocatori. Io mi chiedo, anche rimanendo nell'attualità e poi vado a chiudere, mi chiedo se ritornassero tutti a casa quelli che sono in giro, che razza di squadra avrebbe il Fassa. Detto questo, mi fermo. Vado, prima di chiudere, a ringraziare doverosamente, in maniera particolare, i nostri sponsor che quest'anno ci supportano economicamente per tutta la stagione 2022-2023, vale a dire il pub La Teneta presso l'hotel Miramonti ad Alba di Canazzei, l'albergo ristorante Aida di Pozza di Fassa, Costruzioni Edili Mazzel di Vigo, Officina Valfassa di Pozza, Viaggi Valfassa di Pera e la Famiglia Cooperativa di Canazei. Grazie, grazie davvero di cuore a questi nostri sponsor che ci supportano economicamente e anche con molto entusiasmo. Assolutamente. A Stefan De Luca, grazie per essere stato con noi. Grazie. È stato davvero un piacere ospitarti. Ti aspettiamo ancora. Grazie a voi, è stato un piacere passare una bella intervista con voi. E naturalmente in bocca al lupo, a partire già da Jesenice in avanti. Crepi. Matt, grazie come sempre, e prossima puntata, siccome lui tra il resto non lo dice, ma dietro le quinte è il nostro regista, quindi chiusa la telecamera, terminata la trasmissione, mi dirà che cosa dovremmo fare nella prossima puntata e chi avremo nella prossima puntata. A tutti voi che ci avete seguito, ancora grazie e appuntamento alla prossima settimana. E come sempre, il nostro slogan finale è Forza Falcons!